Abbiamo già il collegamento con Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP. Ciao Tiziano. Buongiorno Ugo, ciao Ugo, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie come sempre dell'invito. No, grazie a te, qui siamo in famiglia, ormai ci diamo del tu da tempo e allora mi ha colpito molto, guarda, vado subito al punto. Settimana scorsa la tragedia che abbiamo visto sulle coste calabresi. E il tuo intervento subitaneo praticamente, e mi sono detto: guarda, una persona che parla di sport ma che interviene subito per questi temi, perché c'è qualcosa che lega, no, poi il saper far gruppo con lo sport, saper accogliere, e devo dire, non conoscendoti mi ha colpito, ci mancherebbe, conoscendoti non mi ha colpito per nulla, ma mi ha colpito il fatto che appunto una associazione di sport riesca veramente poi a richiamarci anche su queste tematiche. Da qui voglio partire stamane, guarda. Sì, Ugo, ti ringrazio di questo spunto, ti ringrazio della tua attenzione, ecco, nei confronti della nostra associazione. Beh, diciamo che per un presidente che ha l'onore, ecco, di rappresentare, di cercare di rappresentare sempre al meglio un'associazione come la WISP, quindi un'associazione di promozione sportiva e sociale, intervenire su questi temi verso il proprio corpo associativo, ma anche oltre, credo che sia assolutamente doveroso. Del resto siamo un corpo intermedio importante di questo paese, lo siamo anche all'interno del forum del terzo settore, quindi quella rappresentanza di sostanzialmente tutte le associazioni di volontariato, di promozione sociale. Infatti è lì il punto sociale che volevo, no? Perché uno dice, lo sport, guarda che poi quante volte vi siete spesi anche, no? Perché poi le persone che arrivano su questo territorio italiano, quando ce la fanno, permettimi questa macabra battuta, poi vengono accolte e vengono anche aiutate dal mondo dello sport. Assolutamente, quindi un'associazione che si occupa di inclusione, di coesione, un'associazione che ha questi valori scolpiti e nella propria carta statutaria non si può in occasioni come questa voltare dall'altra parte. Ma io ti leggerei, Ugo, delle dichiarazioni mi sono appuntato, perché dicevamo, l'WISP ribadisce che è sempre più necessario garantire ai migranti accoglienza e corridoi sicuri per chi scappa dalla guerra, per chi ha bisogno, per chi deve essere tutelato. L'Italia e l'Europa devono urgentemente trovare soluzioni a questo dramma. In ballo c'è la coscienza civile, l'etica e la credibilità dell'intera civiltà nella quale viviamo. Beh, tu dirai, è una dichiarazione relativa appunto alla sciagura che si è consumata di fronte al litorale calabrese di Crotone. No. Queste furono prime considerazioni che facemmo come WISP il 3 ottobre del 2013, quindi ormai quasi 10 anni fa, commentando la tremenda tragedia di Lampedusa che tutti ci ricordiamo, il naufragio di quell'imbarcazione libica che portò alla morte accertata di 368 persone, numeri che appunto la pongono come una delle più gravi sciagure marittime del Mar Mediterraneo. Da allora, come sappiamo, ogni anno si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. In questi 10 anni abbiamo registrato questa veramente tremenda contabilità, la morte di 26.000 donne, uomini e bambini nel Mar Mediterraneo, e noi non possiamo che sottolineare lasciati morire nelle acque del Mediterraneo. Certo. E arriviamo all'attualità di questi giorni in cui appunto i nostri mari, le nostre coste sono ancora teatro di vittime, di decine di morti e di decine di ancora di dispersi, e ancora una volta non possiamo stare in silenzio, gridiamo basta, c'è bisogno di tanto altro. Grazie, no, grazie davvero Tiziano, perché da lì volevo partire, perché mi ha colpito, ma mi piaceva sottolineare il fatto che appunto il mondo dello sport, specie il mondo dello sport di base, si mette sempre in discussione, perché arriva della gente, arrivano delle persone come noi che hanno i nostri stessi bisogni, anzi ne hanno di più, perché arrivano senza niente, storie di gente che è scappata prima dalla guerra, poi dal terremoto,
E dove è finita? È finita a morire davanti alle nostre coste, a pochi chilometri, a pochi metri. Veniamo ai fatti sportivi, cambiamo in qualche modo registro e rimaniamo con le attività naturalmente della WISP. La primavera porta con sé sempre un rifiorire delle iniziative, al netto che, lo abbiamo ricordato anche prima, con il Centro Universitario Sportivo Torinese, dopo la pandemia veramente i motori stanno girando nuovamente al regime. Bisogna ancora recuperare forse qualche pezzo, però mi confermi anche dal vostro di osservatorio, le cose piano piano stanno migliorando. Assolutamente sì, Ugo, sono mesi in cui registriamo veramente una ripartenza molto molto importante. Tu stesso ovviamente hai messo in evidenza anche quelle che sono le criticità, ovviamente non siamo ancora ai numeri della pre-pandemia, questo è, diciamo, è un dato che si condivide un po' all'interno di tutti gli organismi sportivi, perché poi ancora una volta mettiamo in evidenza da un lato il grande sacrificio delle nostre associazioni, delle società sportive di base, dei livelli territoriali, delle nostre associazioni che devono fare letteralmente i conti con i bilanci, con le gestioni economiche, con ovviamente tutto il tema legato alle difficoltà dell'impiantistica sportiva. Detto questo, e ovviamente per questo continuiamo un'interlocuzione serrata con il governo, con gli enti locali, però ecco, c'è uno sport che ha ripreso, c'è uno sport che con la primavera alle porte ci sta dando molte molte soddisfazioni, tantissime opportunità di sport per tutti, veramente per tutte e tutte le età, dopo questi tre anni molto molto difficili. E per noi sono anche settimane molto importanti, perché vi state preparando, vi riunite, sì, la prossima settimana torniamo in presenza, torniamo ad incontrarci, a confrontarci con i dirigenti di tutta la nostra rete associativa, con i rappresentanti di tutta la nostra rete associativa, perché nel prossimo fine settimana, quindi da venerdì 10 a domenica 12 marzo, saremo a Tivoli Terme, Roma, per la nostra assemblea nazionale congressuale. Un momento, appunto, come dicevo, di confronto, un momento di socialità, sarà la prima occasione per tanti nostri dirigenti di incontrarsi, e lo faremo ancora una volta con uno spazio, diciamo così, al dibattito pubblico, perché avremo l'onore anche di avere con noi le cariche sostanzialmente apicali del governo, del sistema sportivo, sia sul fronte appunto dello sport, quindi il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, ma anche sul fronte, diciamo, del terzo settore, quindi in questo caso avremo con noi anche la vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, che ha proprio la delega al terzo settore, e poi il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, Vanessa Pallucchi, portavoce del forum del terzo settore, ovviamente non poteva mancare. A una tavola rotonda che abbiamo intitolato Transizione sportiva e terzo settore, perché c'è bisogno, ecco, proprio di mettere in risalto, al di là, diciamo, dei percorsi istituzionali più tradizionali dello sport, della competizione, dell'agonismo di assoluto livello, che ovviamente fa piacere a tutti noi, ma c'è bisogno di mettere in evidenza come lo sport di base, lo sport sociale, si abbia ancora necessità di emancipazione, abbia ancora necessità, come dire, di completare quel percorso di riforme che lo portino veramente ad essere riconosciuto nella sua valenza sociale. Noi ci prenotiamo magari per un collegamento volante con qualcuno anche della WISP che ci racconti queste cose, perché mi sembra, ora la butto lì, che qualcosa forse sia anche cambiato un po' nel rapporto tra chi rappresenta lo Stato e le società di base. C'è una maggiore attenzione, si riconosce finalmente il lavoro che viene fatto a livello proprio di base, dico questa frase, questa parola la ribadisco di nuovo, nelle città, nei quartieri, via per via quasi. Sì, diciamo che ecco il tremendo periodo della pandemia ha avuto, ecco, se possiamo dire così, passami le molte virgolette, un merito, quello di mettere in evidenza il valore dello sport, il valore dello sport proprio come politica pubblica, come sostegno alle comunità. E oggi, ecco, c'è uno sport che viene maggiormente visto proprio come politica
che si occupa di diritti, che si occupa di educazione, di salute, di ambiente, di rigenerazione urbana. Quindi c'è, ecco, una attenzione sicuramente rinnovata, diciamo così, allo sport, e in questo momento visto anche come sostenibilità economica, come sostenibilità ambientale, importante, diciamo, questo a tutto tondo come sostenibilità sociale. In questo dobbiamo ecco, sottolineare questo, c'è un ministro per lo sport e i giovani come Andrea Bodi, che ovviamente conosceva molto a fondo già il nostro mondo prima di assumere questa importante delega. Io l'ho dichiarato anche nelle ultime ore a valle di un incontro che abbiamo fatto pochi giorni fa. Il ministro Bodi ha convocato tutti i presidenti degli enti di promozione sportiva per, ecco, condividere con noi quello che già aveva anticipato in maniera chiara e netta nel corso di diverse audizioni davanti a commissioni parlamentari. Io ho dichiarato, ecco, siamo sulla strada giusta, perché il ministro Bodi sta mettendo una grande attenzione proprio al percorso della promozione sportiva. Lo ha dichiarato più volte, una riforma in atto che non torna indietro, che potrà essere sicuramente migliorata, però ecco, c'è una grande attenzione. Beh, un segnale. Sì, un segnale importante, e ti aggiungo una grande attenzione, ovviamente noi stiamo condividendo questo percorso, nelle prossime settimane poi dovrà essere messa, ma anche da questo punto di vista il ministro Bodi ha dato ampie rassicurazioni per arrivare, diciamo, più preparati, più attrezzati alla scadenza del prossimo 1° luglio, quando entrerà in vigore sostanzialmente la nuova normativa sul lavoro sportivo. Ne abbiamo parlato altre volte con te, sai, e ci torneremo ovviamente anche, perché quello è un tema che ci sta molto a cuore, perché sarebbe un giusto sacrosanto riconoscimento. Assolutamente, e ti ringrazio di questo. Poi questo è strettamente anche collegato ad un altro approfondimento che faremo proprio nel corso della nostra assemblea nazionale, perché nella giornata del sabato avremo con noi un altro ruolo, diciamo, apicale, in questo caso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Avremo con noi il direttore generale del terzo settore per quanto riguarda proprio il terzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per quanto riguarda appunto il terzo settore, Alessandro Lombardi, che dialogherà con noi, con il professor Luca Gori, giurista della Scuola Sant'Anna di Pisa, uno dei massimi esperti di diritto del terzo settore, su WISP Rete Associativa, perché noi oggi, oltre all'aver rafforzato il riconoscimento di associazioni di promozione sociale a seguito dell'entrata in vigore del codice del terzo settore, oltre ad aver rafforzato il riconoscimento di enti di promozione sportiva, abbiamo assunto, ecco, questo ulteriore riconoscimento giuridico come rete associativa nazionale, nuove opportunità, ma soprattutto per noi nuove, ecco, responsabilità nei confronti infatti, delle nostre basi, delle nostre associazioni, per un'attività di coordinamento, di tutela, di rappresentanza e di promozione proprio degli enti del terzo settore associati alla WISP. Veniamo a trovarvi, preparatevi, perché a questo punto ci avete ingolosito non poco, Tiziano. Vi aspettiamo e grazie ancora una volta per gli spazi che ci dedicate, Ugo.